riconvertire la centrale termoelettrica di San Filippo del Mele, in provincia di Messina, in un polo energetico integrato basato su quattro tecnologie: fotovoltaico di gestione anaerobica, termovalorizzazione da CSS e solare termodinamico. Questo è il progetto lanciato da A2A per il sito siciliano, approfondito in occasione dell'inaugurazione di una delle quattro colonne portanti del nuovo polo, il sistema STEM, solare termodinamico con accumulo a sabbia, progettato dal gruppo Magaldi. Siamo in presenza di un impianto che contiene degli elementi di grande innovazione tecnologica e potenzialmente quindi di fruibilità industriale. Si tratta infatti del primo impianto solare termodinamico che consente effettivamente uno stoccaggio dell'energia e anche caratteristiche di manutenzione e di gestione operativa uniche all'avanguardia. Noi riteniamo che abbia un'elevata capacità di duplicazione, di quindi realizzazione all'estero, proprio perché consente di generare energia in condizioni anche off-grid, quindi fuori dalla connessione con le reti tradizionali. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo impianto perché è primo nel mondo con questa tecnologia. A2A di nuovo è un'azienda, come dire, in fuga rispetto al resto del paese, e questo è semplicemente il segnale di una grande attenzione alla ricerca e all'innovazione tecnologica. Io credo che questa sia una tendenza che assolutamente deve prendere piede in modo più massiccio nel nostro paese, anche con investimenti pubblici a sostegno dello sviluppo di queste tecnologie. C'è uno spazio grandissimo di miglioramento, la tecnologia galoppa veloce, dobbiamo stare a passo. Lo STEM è stato ideato dal gruppo salernitano Magaldi insieme al CNR e all'Università Federico II di Napoli, con l'intento di creare un impianto che generi energia in maniera sostenibile e continuativa anche in condizioni ambientali difficili. Lo STEM è una tecnologia di base, è una tecnologia che è semplice, flessibile, molto affidabile ed è una tecnologia che ha tutti i presupposti per diventare estremamente diffusa nel mondo, in special modo ovviamente nelle zone più calde, con maggiore insolazione, che corrispondono spesso